Ed eccoci nuovamente sul palco del live di Trezzo sull'Adda per una nuova puntata di Music on the Road. Pronti come sempre per intraprendere il nostro viaggio fra le passioni, i sogni e la musica dei migliori artisti e band emergenti. Ed è su questo palco oggi che passeremo dalle sonorità elettroniche dei JTR Sickert al punk pop dei Summer Air, passando attraverso le dolci note di Amélie. Tutto questo e molto altro ancora a Music on the Road. Restate con noi e che il viaggio abbia inizio. Decisamente col brivido. Il nome lo prendono da Walter Richard Sickert, indicato come il possibile Jack lo Squartatore, e sono reduci da una tournée europea di supporto ai Théâtre des Vampires. Sono qui con noi i JTR Sickert.
Sono qui in compagnia dei JTR Seekert e andiamo subito a conoscere i componenti del gruppo. Prego, Billy. Vale. Col microfono. Vale, Rez, Pora e Klaus. È appena uscito il vostro primo album, You Deserve Me. Vuoi parlarcene a partire proprio da questo titolo? Il titolo You Deserve Panic è sostanzialmente Ti meriti il panico. È un monito lanciato secondo noi da quello che era Jack lo squartatore per sottolineare lo stato di degrado di quella che era poi Whitechapel e Londra all'epoca. Riportato ai giorni nostri la stessa identica cosa. Oggi non ammazzano più le prostitute, ma il livello conflittuale della società è sempre rimasto quello, e quindi ti meriti il panico perché noi comunque viviamo nel panico e anche i media utilizzano questo mezzo di strumento, questo strumento per tenerci sotto controllo e per farci vedere il panico, per avere paura di qualcosa. Certo, e infatti anche il nome del gruppo, giustamente come hai detto anche tu, riprende Jack lo squartatore. Il nome nasce da un romanzo che avevo letto di Patricia Cornwell, che è una criminologa americana, la quale crede di aver dimostrato che Jack lo squartatore fosse questo pittore Walter. Vittoriano, Walter Seeker. Ci è piaciuta molto l'idea perché raffigura come l'arte, quindi noi musicisti comunque facciamo arte, possa comunque arrivare ad uccidere. E quindi anche la musica in determinati modi possa anche istigare a cose di questo tipo. Avete fatto poi un lungo tour europeo con i Théâtre des Vampires. Sì, io non so il francese, mi scuseranno da casa se ho sbagliato la pronuncia. No, comunque, ditemi un po' della vostra esperienza, va bene? Come sì, ho detto. Sì, sì. È stata una bellissima esperienza perché siamo andati in tour con un gruppo che noi già conoscevamo, che ci ha dato questa possibilità di farci conoscere anche all'estero, perché in buona sostanza vogliamo arrivare all'estero, cioè vogliamo arrivare sulle piazze estere dove comunque la musica che facciamo noi ha più affluenza di pubblico. Loro sono stati con noi, diciamo, molto ospitali, nel senso era il nostro primo tour europeo, quindi ci hanno anche, tra virgolette, insegnato come affrontarlo. E abbiamo avuto la possibilità di andare in paesi dove il metal, l'industrial, questi generi musicali sono apprezzati, quindi noi possiamo comunque avere un audience, la cosa che qui in Italia ormai non c'è più. Non c'è più tanto. No. Ho capito. E invece il tour si è concluso con una grande festa a Brno. Ce ne vuoi parlare anche di questa esperienza, di questa conclusione dopo tanti sforzi, un meritato relax? Diciamo che a Brno ci siamo lasciati andare in questo locale dove abbiamo organizzato l'after party, che è un locale di un nostro amico che si chiama Paterlo, che è un pub a Brno dove comunque fa conoscere l'heavy metal, quindi una persona che noi stimiamo tantissimo. Ci ha chiuso il locale, ci ha riempito di alcolici e tante altre cose. Grande festa! E poi siamo tornati a casa con un pulmino grande come questo salotto in otto, quindi è stata una bella esperienza anche per sottolineare come comunque è sempre rock and roll, no? Certo, unire anche il divertimento giustamente alla musica. Esattamente. E invece di questa esperienza Music on the Road, che cosa ci potete dire? Vi è piaciuta? Vi siete trovati bene? Ci siamo trovati bene, abbiamo avuto la possibilità comunque di suonare su un palco di un certo tipo, quindi lo conosciamo perché il avete batterista già avuto è venuto modo a di vedere qui? No, purtroppo no, però siamo venuti a vedere dei live con i Machine Head, quindi altri gruppi, quindi è stata un'esperienza molto, molto positiva. Poi ci hanno truccato oggi, cosa che non ci capita quasi mai. Trucco, parrucco e quant'altro. Esatto. Prima di salutarvi però voglio farvi una domanda: come si intitola il primo album dei Guns N' Roses? Allora, credo sia Appetite for Destruction, quello che ha sostanzialmente rivoluzionato il rock and roll da un punto di vista di immagine e di sanguinità come erano loro, che io poi adoro. Però a proposito proprio della loro immagine, volevo dare al pubblico una pillola, una curiosità, perché probabilmente non tutti sanno che la prima copertina con cui fu apposta presentato il primo album riportava una discussa opera del pittore Robert Williams, talmente discussa che l'album fu subito ritirato dal mercato e i Guns N' Roses furono costretti ad utilizzare il tatuaggio di Axl Rose, che rappresenta una croce latina con il quintetto dai visi scheletrici, che è poi l'immagine che tutti i fan dei Guns N' Roses conoscono, tranne
quei pochi fortunati che hanno avuto tra le mani l'opera di Williams come fodera appunto dell'album Appetite for Destruction. Io ringrazio JTR Sickert e vi lascio con il prossimo gruppo. Ringrazio i Summer Air per aver portato questa ondata d'estate sul palco del Live di Trezzo. Parliamo con Gianluca che ci presenta prima di tutto il suo gruppo. Allora, ciao a tutti, io sono Gianluca, alla mia destra Alberto e il restante ultimo Luca. Parlaci del nome della tua band, allora, diciamo, quest'aria d'estate, Summer Air. Summer Air rappresentano proprio quell'ondata di freschezza che si ha quando sta arrivando l'estate, quella voglia di fare, quell'energia che si scaturisce in quei momenti proprio quando si sente che comincia a arrivare quel caldino estivo. Questo è quello che vogliamo sprigionare noi nei nostri pezzi. Evviva il sole, evviva il caldo, basso l'inverno, il freddo, la neve, quindi la voglia di spaccare sempre, quella che c'è durante tutto il mese estivo, quella voglia di divertirsi. A quali gruppi si ispirano i Summer Air? Noi siamo nati proprio con i gruppi punk rock californiani degli anni 90, dai Blink 182 a tutti i cugini e via dicendo. Mm-hmm. Dopo siamo un po' evoluti cambiando in italiano i nostri testi per permettere anche di avere il pubblico tutto in Italia. Perché comunque è difficile arrivare fuori. Avete già avuto delle esperienze all'estero? All'estero no, in Italia abbastanza. Parlaci dell'esperienza più bella che con il tuo gruppo hai avuto in questi anni.
Ma direi che anche questa può essere detta proprio come la più bella, forse, in ordine. E invece come definiresti la vostra musica? La nostra è proprio un mix di freschezza e energia. Deve farti sorridere quando la senti. Deve proprio tirarti su, farti scattare quel qualcosa dentro che ti faccia venire voglia di andare fuori dalla porta e correre. Sicuramente noi del live abbiamo avuto un grande sorriso dalla vostra esibizione, ci avete trasmesso questa freschezza e questa vostra gioia di vivere. Grazie. Speriamo che sia arrivato anche a casa, naturalmente. Deve, certo. E progetti futuri? So che state lavorando a un album. Stiamo lavorando al nostro album. Se va tutto bene questa primavera speriamo di buttare fuori i primi singoli che avete sentito anche oggi, questi fanno parte sempre di questo progetto che stiamo portando avanti. Speriamo di finirlo entro questa primavera proprio per farlo scoppiare nell'estate. Avete già l'idea anche del titolo, dell'album? Ci stiamo lavorando, però non vogliamo sbagliare niente ancora. Ma sarà sempre riguardo all'estate? Certo. Naturalmente. E questa esperienza Music on the Road, ci hai già detto che sicuramente è stata ottima, ma dici un po' che cosa ti aspetti? Beh, anche comunque, da questa esibizione. Ho visto che l'organizzazione, tutto, stati tutti gentilissimi, sicuramente avrà un bel boom questo programma, è stato proprio bello, noi ci siamo divertiti da stamattina che siamo arrivati fino ad ora, è stata proprio una figata. E questo look poi bello scapigliato, di tutti i componenti tranne te che sei un po' più tranquillo. Un po' più tranquillo del gruppo. Quello un po' più tranquillo del gruppo. Non è vero. No? Non è per niente vero. Bello scatenato, tutti quanti insomma siete... Siamo avete una mix. Bella forza. Siamo quel mix che serve per fare, dobbiamo fare questo boom. Ci proviamo. Ve lo auguro con tutto il cuore. Saluto i Summer Air e noi ci rivediamo dopo la pubblicità. Ciao a tutti. Ciao. E tu? Sei pronta a vivere la tua passione per la musica? Capace di non sentirti sola, novembre sceglierà per te giorni più ho visto stanchi. Notti morire sull'aurora, sul filo di un orizzonte che non c'è. Ho gli occhi stanchi. Un vuoto d'aria mi separa dalla mia testa, soffio d'aria mi bacia dalla finestra. Sembrava leggero, sembrava veleno, e la mia pelle di fango e le tue labbra di rame. Occhi nudi e ti guardo senza soffrire. Il vuoto che avevo lo sento leggero. Ho piedi scalzi sull'erba e dentro un cuore di sabbia. Ho tanto sonne davanti, notti fuoco e chitarra. E pioggia calda che mi bagna le labbra, scegliendo lei, una corsa dentro l'anima, scegliendo lei, l'emozione che da sempre vuoi, scegliendo lei, in questa vita che mi affascina, scegliendo lei, la cosa giusta per noi. E ora è l'aria che vibra nella mia testa.
questa vita che mi affascina, scegliendo lei la cosa giusta per noi. Sono in compagnia di Gabriele e della sua band, Gli Occhi Nudi. Ciao Gabriele, presentaci pure tutti i componenti del tuo gruppo. Ciao a tutti, allora Gli Occhi Nudi sono composti da me, Gabriele, Stefano, Christian, Angelo e Camo. Io so che da 9 anni vi esibite in tutto il nord Italia come cover band. Ultimamente però avete scritto anche un vostro pezzo inedito che fa parte del vostro primo album. Ce ne vuoi parlare? Sì, allora noi nasciamo proprio come cover band, sono 9 anni che suoniamo, facciamo prevalentemente live e cover, quindi suoniamo musica dal vivo in feste come può essere Festa della Birra o comunque locali live dove si può anche ballare o veglioni, per esempio anche di Capodanno. Mi parlavi anche di una crociera poi l'anno scorso che avete fatto come band, esatto. Appunto, che intratteneva tutte le sere, faceva esibizioni. Sì, infatti poi anche come nuova esperienza l'anno scorso siamo riusciti a fare una collaborazione con Costa Crociere per poter suonare appunto su una di queste navi in giro per il Mediterraneo, quindi è stata anche una nuova esperienza, una soddisfazione in più che abbiamo avuto nel corso degli anni. Arrivati a questo punto abbiamo deciso di intraprendere ancora una strada nuova, quindi di incidere proprio un disco che rispecchiasse un po' quello che abbiamo affrontato noi in questi 9 anni di concerti, di serate in giro per l'Emilia Romagna, per il Nord Italia e poi soprattutto anche registrando la nostra prima canzone, il nostro primo inedito. Dal titolo Scegliendo Lei. Scegliendo Lei appunto perché rispecchia un po' tutto quello che noi abbiamo passato in queste serate di musica, di concerti dal vivo, di quelle della nostra esperienza, diciamo, racconta di quello che 9 anni abbiamo potuto fare, anche delle cene o delle prove o delle serate interminabili. Esperienze di vita vissuta. Esatto, e quindi scegliendo appunto questo tipo di vita vissuta è nata questa canzone che è raccolta in Lazzare 21. Appunto il vostro album che contiene questo inedito più altre 5 cover. Esatto. E voi parlate di cover stravolte, perché? Noi parliamo di cover stravolte perché non prendiamo la canzone, cioè noi dal primo momento in cui abbiamo deciso di suonare insieme abbiamo pensato a fare pezzi molto commerciali, molto famosi che la gente potesse conoscere. Però non faccio qualche esempio appunto quelli dell'album come possono essere dalla più classica Let It Be dei Beatles
o Stand By Me, le canzoni che tutti possono conoscere, certo, però rivisitate in modo nostro, nel senso che rimane più o meno la canzone, il testo rimane lo stesso, però l'arrangiatura, l'arrangiamento è diverso, è vostro, è nostro, è proprio... Ci sono anche delle cover che abbiamo fatto di recente dove sperimentiamo anche qualcosa di un po' più elettronico, nel senso che noi siamo rock, musica rock, normal, certo, però abbiamo cercato di inserire anche dei rumori, comunque delle sonorizzazioni più elettroniche. E quindi cercate di personalizzare anche i grandi classici. Esatto, e questo alla gente piace molto, almeno fino adesso ci siamo accorti che abbiamo avuto un buon successo, perché comunque la canzone è famosa, noi le realizziamo in un modo che alla gente piace anche di più, cioè, sotto certi aspetti, certe canzoni, e quindi siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare fino adesso. In futuro altre cover stravolte o pezzi inediti? Allora, il nostro futuro sarà sicuramente di tornare presto su i palco, perché è lì che siamo nati e qui è la nostra essenza proprio che ci porta a fare del live. Però l'esperienza che stiamo vivendo adesso del primo album di inedito e quindi del primo studio di registrazione vero e proprio ci sta portando molta soddisfazione, e quindi l'idea è quella di arrivare presto a fare un'altra canzone nostra, forse più, per poter uscire presto poi con un altro album, questo sì. Vi ringrazio, grazie a tutti voi, Occhi Nudi, ed ora passiamo alla voce vellutata del pop italiano ed internazionale con la nostra dolcissima Amélie. Ho visto la luce, sono viva. Adesso
trovo in compagnia di Giovanni Rosina, produttore e arrangiatore. Ciao Giovanni. Ciao. E parlaci subito dei gruppi con cui stai lavorando, degli artisti su cui ti stai soffermando in questo momento. Allora, adesso, in questo momento, sono proprio anima e corpo su quello che è stato il mio, in realtà, primo progetto musicale, cosa prodotta interamente da me. È un artista che si chiama Amélie. È uscito un EP ormai da un po' di mesi e insomma in questi mesi stiamo un po' raccogliendo il frutto della promozione, della distribuzione di questo EP, e per cui adesso stiamo già guardando a quello che potrebbe essere un altro lavoro discografico, un prossimo progetto. E nel frattempo ho cominciato a lavorare anche su altri progetti che sono ancora in incubazione, per cui magari li vedremo, penso, a metà dell'anno prossimo, cose un po' diverse. E per adesso quindi siamo su questo mondo pop italiano, molto musiche frizzante. Dolci, soft, ma allo stesso tempo frizzanti. Sì, sì, sì. Ci sono queste due, diciamo, anime, una molto frizzante, una molto soft. Un mondo, come ha detto qualcuno, che si può definire amelitico. Il favoloso mondo di Amélie. Esatto. Cosa ne pensi di un'iniziativa come Music on the Road? Ma secondo me ha veramente un grande valore questa iniziativa, perché tutti i gruppi, i cantanti che appartengono alla scena emergente e non, hanno secondo me bisogno di iniziative come queste, perché hanno bisogno di visibilità soprattutto, e di anche del, proprio del buon materiale, cioè apparire in modo professionale, arrivare già in modo professionale, mentre spesso le band o gli artisti portano in giro magari del materiale un po' scadente, fatto da loro, dagli amici, eccetera. Per cui arrivare con un materiale professionale come quello che si può vedere in questo programma, con secondo me. Con il supporto anche di una struttura come quella del Live di Trezzo, che naturalmente ha un palco di prestigio che ben si presta e si adatta a questo scopo. Si presta veramente benissimo, e per cui secondo me è veramente una gioia anche per un artista poter anche calcare un palco così, insomma. Ed è una gioia anche per noi dare agli artisti questa possibilità, naturalmente. Una grande cosa, assolutamente. Sì, secondo te il rapporto tra musiche e nuove tecnologie è possibile? Beh, è possibile, inevitabile. Parla dell'iPod, dell'iPhone, di quant'altro. Sì, 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 è sicuramente possibile, è anche inevitabile, perché ormai, voglio dire, ci siamo dentro queste nuove tecnologie, per cui dobbiamo assolutamente sposarle e diciamo sfruttarle al massimo. Secondo me si sono aperti degli scenari veramente anche molto belli, proprio per la musica indipendente, che prima magari non aveva spazio. Adesso col web, con i social network, un progetto, se è valido, di qualità, ha la possibilità veramente di arrivare a un sacco di gente, bypassando dei canali che prima non si potevano saltare, come quelli delle major, come quelli delle grandi emittenti radiofoniche. Uno ha potenzialmente la possibilità di arrivare ovunque solo con il suo lavoro, e questa è anche una grandissima cosa. E poi comunque la possibilità delle persone di avere, diciamo, in tempo zero la musica, no? Certo, quindi un rapporto positivo, musica, sì, nuove, sì, tecnologie. Sì, assolutamente. Ottimo, ti ringrazio Giovanni per essere stato qui con noi, grazie da parte nostra. Grazie a voi. Sono qui in compagnia di Amélie, presentiamo il suo nuovo album dal titolo appunto Amélie e chiediamo all'artista di presentarcelo. Dunque, questo disco è uscito ufficialmente nell'ottobre 2010, abbiamo fatto una presentazione ufficiale a Milano, è andata bene perché abbiamo avuto 200 persone di pubblico, però in realtà ufficialmente è uscito poi a marzo, perché a marzo l'abbiamo reso disponibile su iTunes, esatto, e quindi è assolutamente scaricabile anche da lì. È un album in cui ho voluto racchiudere un po' tutta la mia personalità, e devo dire che in questo mi ha aiutato tanto il mio produttore Giovanni Rosina,
che mi ha aiutato proprio a tirare fuori nei brani quelle che sono le atmosfere che caratterizzano poi me come artista e come persona. Per cui ci sono brani principalmente italiani, tutti italiani, 6 italiani e uno inglese che è appunto Just For You. E ci sono atmosfere romantiche, intime, ma anche molto ironiche, frizzanti, come il singolo d'esordio Je suis Amélie, quindi c'è veramente un po' di tutto. E com'è il tuo favoloso mondo, per fare una citazione? Il favoloso mondo di Amélie lo potete scoprire acquistando il CD. Quindi... Giustamente, andate nei negozi o su iTunes. È un mondo un po' sognante da un lato, romantico, favolistico, e dall'altro lato è un mondo molto pop, quindi molto frizzante, divertente. Ci sono brani come Cellophane e Je suis Amélie che sono molto molto ironici, e quindi ci sono questi due lati della medaglia di Amélie. Tu hai presentato sul nostro palco due brani molto soft, però prima mi dicevi che hai anche un'anima più ribelle. Sì. Parlaci un po' di questo. Sì, sono molto... più che ribelle un po' proprio pazza, nel senso pazzerella. Che un po' pazzerella. Questa Amélie. Sì, un po' pazzerella, e diciamo che il lato un po' ironico viene molto fuori nel singolo d'esordio che è appunto Je suis Amélie, che è il singolo con cui ho presentato poi l'album. È girato molto nelle varie radio e ultimamente è stato anche trasmesso su Rai 1 in una rubrica musicale, il video. E una quindi diciamo insomma ha vinto anche diversi premi. Sì, 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 è stato proprio diciamo il brano che mi ha dato la possibilità poi di far conoscere un po' questo progetto. E ora per il futuro, nuovi progetti? Beh, nuovi progetti, far conoscere comunque il più possibile la mia musica attraverso ancora i live, quindi dal 2012 ricominceremo con la stagione dei live. E in realtà ti dico che stiamo già lavorando sul prossimo album, quindi non ci fermiamo mai. Che non si sa ancora quando uscirà, non si possono fare anticipazioni. Stiamo cominciando proprio adesso a raccogliere materiale, perché appunto io non sono completamente una cantautrice. Scrivo anch'io, tipo passo e chiudo e mia, però mi piace anche collaborare con degli autori che ritengo insomma idonei per il mio progetto, ecco. Ti ringrazio Amélie per essere stata con noi. Grazie mille. Ti faccio i migliori auguri per la tua carriera. Grazie. Ed ora passiamo al prossimo gruppo, direttamente dal palco del live di Trezzo sull'Adda, un gruppo che unisce estratti di musica blues, pop e funk e vanta tra l'altro una partecipazione alle finali del Music Contest 2011. Loro sono i 10FM. Quella sensazione di malinconia ti piace, di giorno o di notte la cerchi anche quando non serve, ti perdi negli occhi di un sogno, ci navighi dentro sapendo che tanto ti basta un sospiro e finisce tutto. Volerai a bassa quota. Chiedo perdono, però devo...
In compagnia dei 10 FM e andiamo subito a conoscere i componenti del gruppo. Ciao a tutti, allora io sono Eric, lui è il corda, Fred e il Brunz. Vi chiedo subito come nasce il nome di questa band. Il nome di questa band si basa sul numero 10 e fondamentalmente è un numero portafortuna per tutti, per le canzoni che sono state scritte e per il progetto in sé. E poi durante un pomeriggio di guerra tra idee varie che non si sapeva come assemblarle, abbiamo deciso semplicemente di dare un senso di frequenza a tutta la musica che facciamo e quindi abbiamo accoppiato il numero con un classico FM. Si sente, siete toscani, venite da Siena, qualcuno in particolar modo dalla splendida San Gimignano. Parlatemi un po' della vostra città, del rapporto con Siena. Il rapporto con Siena è un buon rapporto perché la gente risponde bene a tutti gli eventi artistici di qualsiasi tipologia, sia che si tratti di live di musica rock o che si tratti di jam session o che si tratti di musica elettronica, in particolare in un locale che salutiamo che è il Sonar di Colle Valdelsa. Salutiamo. E niente, è un buon rapporto, si sviluppa bene, ci sono tante band che fanno buona musica e tante band che affrontano l'ambiente musicale con serietà. E il pubblico che apprezza. E il pubblico che è caldo, apprezza, partecipa molto e sostiene moltissimo, soprattutto. Sì, soprattutto il rock. Parlatemi un po' di progetti futuri. Allora, il primo progetto futuro immediato è la produzione del primo disco, che verrà fatta insieme alla collaborazione di Simone Tomassini con la Gallery Records di New York. Sicuramente ci saranno anche diverse date live in varie zone e niente, questa è la cosa fondamentale, la produzione di nuovi brani e di un nuovo prodotto che sia comunque sia rock. I vostri idoli, gli artisti a cui vi ispirate? Beh, il primo su tutti, vorrei farlo vedere qui, il grandissimo Massimo Riva, che è un esempio fisso per tutti noi, il vecchio Vasco Rossi, oppure gruppi come Negrita o vecchi gruppi storici come Rolling Stone, Deep Purple, ma anche personaggi artisti come Jamiroquai, Robbenford, un po' di tutto diciamo, purché sia musica da pollice su. Naturalmente, pollice verso, naturalmente. Ci piace. Ci piace. La vostra esperienza Music on the Road? Bella. Cosa vi porterete a casa? Bella. Un bel ricordo, una grande emozione perché comunque sia suonare in questo locale, su quel palco, come diciamo noi, una bella è tanta emozione, roba. Adrenalina. È tanta roba e quindi è stato favoloso. Io vi ringrazio, vi Grazie saluto. Saluto la vostra città e vi faccio i migliori in bocca al lupo. Crepi. Ciao. E con i 10 FM si conclude anche questa puntata di Music on the Road. Vi ricordo di visitare il nostro sito www.musiconderoad.it. Lì potrete iscrivervi per partecipare ed essere voi i protagonisti delle prossime puntate. Se vi siete persi qualcosa poi, potete visitare il nostro canale YouTube o visitare anche la nostra pagina Facebook. A me non resta che salutarvi e rinnovare l'appuntamento a settimana prossima, sempre qui dal live di Trezzo sull'Adda. Ciao! E tu? Sei pronta a vivere la tua passione per la musica?